E l'autista, quello già è morto. Deve essere stato inquietante, ma presto sarà tutto finito. Inquietante è un eufemismo. Direi che quello che è successo è molto più che inquietante. Cos'è successo laggiù? Non lo so, ma di sicuro li ha spaventati a morte. Qualcuno dietro, eh. Oh. Come di... Cazzo dici, oh. Vedo che corri veloce, eh? Ma tu non c'hai la piglia, scusa. Va? La piglia. Com'è la piglia? Certo che ce l'ho, non vedi? No. Ma non sono io quello, eh? Che cazzo? Ma io sono il professore, sono, eh? Oh, c'è l'evento, eh! Madonna ragazzi! Ma cos'è che hai fatto? Ah, ma non... Ma tu chi sei, la vecchia? Certo. Cazzo, pensavo che eri quella lì, ho detto... Ma che cazzo fa, infatti? Mi sono la vecchia io. Pensavo che eri quell'altra, pensavo. Andiamo a parlare un attimo. Cosa devo fare? Ma... Hai preso il foglio lì che c'era lì? No. Hai visto... Cos'è che hai visto? Posso dirti. Come non me lo puoi dire? Premonizione. Ah, ma anche a me me la fa vedere, ma allora... Allora la potevi vedere tu prima, no? Ho visto il gatto e Batman. Sì, ma devi lasciare punto R2, sennò... capito. Io prima. R2 per... mai. Sentito? Che cos'è? Deve essere un animale piccolo, notturno. Nulla di pericoloso. Me lo auguro proprio. Non c'è per terra qua, oh. Perché se la telecamera è cambiata, c'è qualcosa che non... C'è qualcosa, eh? Cazzo, avete visto? Cervo, ragazzi, va in figa! C'è la primavera. Ehi. Da lassù si vedrà meglio. Dove? Dove sei io? Ah. Ma che cazzo. Dici che... No, eh. Cos'è? La città fantasma del nord-est, Vicenza, Little Hope, la città restituita alla natura. Vabbè dai ragazzi, sono 10 non ce l'ho. Ma che poi parlai per me, gra. Sì, non è possibile tempo. Sono scuro di corsa, se sono con te. Troppo tempo. Decibile. Segreti. Dai, poi passa. Vabbè, un giornale. Quando passi? Quando passi? Cos'è che ha scritto Diego? Chi scrive queste fesserie? No, perché me l'ha buttato giù? Cosa ha scritto Diego? Non lo so. Lì. Hai leggilo te. Non leggilo te, sto entrando adesso nella chat. Cazzo, mi è buggato quando. Quando mi passi la roba, perché la butta subito giù, eh. Dove le raccoglierò io direttamente, cioè. Che fai? Entra ogni 2 secondi. Cioè rimane dentro, no? Io vado, eh. C'è qualcosa qua. Come andiamo? Non lo so. Secondo te cos'è successo prima?
sento che siamo in pericolo. Questo posto ha qualcosa che non va. Sì, è così. Cosa mi dite? Vi sentite bene? Visto quello che ci è successo, direi che siamo entrambi ben lontani dal sentirci bene. Che Diego, ho paura, paura sto gioco, ragazzi. È stato spaventoso, ma bisogna reagire. È finita. Un po' di caffè qua, Prugno. Finita. Non è finito niente. Non puoi capire, non c'eri. Complimenti. Che c'è lì? Ma... chi è? Chi è Gollum? Cos'è? Che cazzo? Cos'era? Vediamo se si vede, no? Ma non penso. Dove farti cagare in... Guarda, c'è questo. Tu dove sei? Ma dove cazzo vai? C'è Gollum. Non c'è niente da... Ho visto Gollum. Io te sarra. Scarpe c'ho, è pazzesco. Wendigo. Beh. Sono allucinazioni, dai. Sicuro. Ma è piano, che fretta c'hai? Ma tu cosa sei... qua, Sei John? Sì. Ma non sai chi è. Una rappresentazione storica. Questo spiegherebbe i vestiti d'epoca che hanno visto. Ci credi sul serio? Una rappresentazione storica. Ma per favore. Vabbè. Quindi? Dai, che fai? Che stai facendo? Città di sfigati in costume, mi sa che è questo, altro che... La città di Leandro, di Camusso Medi. Non ci vuole arrivare questa cazzo di cose, però. Ci vedo un cazzo, raga. Paura io, bro. Ma non siete niente qua, ma che cazzo è? Buissimo, cazzo. Luce, fai luce doppia. Ma che cazzo di... Oh, se arriva una macchina, addio, eh. Chi è? Ci guarda. Ma... chi è? Dov'è che era? Non era qua. No, di qua. No, era dall'altra parte. Qua è. Ma ormai non c'è più. Questi qua sono possibili. Ma di qua? C'è qualcosa, Ma dov'è? È luna. Dici che... qua c'è qualcosa forse? Ma qua si vede adesso un po' però. Trattore. Sono sicuro che... c'è niente qua. Aspettami, no, cazzo fai? No. C'è qualcosa più avanti! Siamo arrivati alla città, forse. Cazzo dici?
Dove? C'è scritto nome. Ci muoviamo? Sono d'accordo. Guardate! Ehi, un attimo! Fermati! Si deve pur dire. Questa è la classica scena di un film horror. The Ring. E ora che facciamo? Not The Ring, scusate. Gotica. Me ne occupo io. Voi restate qui. Ci penso io, cazzo. Addio. Non so se è fatto bene in realtà, però. Io poi ci vengo con te. Dai, vabbè, dai. Aspetta, vengo con te. Ecco. C'è bisogno. Vedendo tu sei vecchio, cioè, ma. Ehi, voi due! Divisi. Questo non va affatto bene. Dici che... Oh, ma... Affronta. Ma tu chi sei? Quello. Oh. Non ce l'ho la piglia, eh. Ma non funziona più, eh. Ehi, oh, dov'è la luce? C'è nessuno? Dove sono io? Là. Non ci sei più, c'è tu, nessuno. Dove sei? Ehi! Ma che cosa? John! Che cazzo sta c'è? Voi? Cosa cercate da me? Chi sei? Che ci fai qui? Sono tempi difficili. Aspetta, dove vai? Indietro! Ma... Che faccia c'è tu, eh? Che diavolo sei? Cosa vuoi? Tu! Non è possibile. Quale lingua oscura? Non cederò a tali sortilegi. Signore, ti prego, liberami dalle visioni. Dove accidenti siamo? Che cosa hai fatto? Ne ho abbastanza di voi, miscredente! Ma era la vecchia da giovane, tipo. Dobbiamo entrare in città. Ormai non ci manca molto. La vecchia lì potremmo trovare qualche aiuto. Voi state bene? Io sono morto. Pensa, proprio. Non direi affatto che sto bene. Sono nel panico e sconvolta. Ho appena visto una mia sosia nella nebbia. Cos'è successo prima? La donna è sboccata dal nulla, vestita come la comparsa di un film. Ha farfugliato qualcosa parlando in modo strano. E quello che è peggio è che era la mia coppia sputata. Come può essere possibile? Stai avendo una reazione esagerata, Angela. Io me ne chiamo fuori. La nebbia sembra non voglia che prendiamo strade differenti da quella per la città. Adesso è la nebbia che decide dove andiamo. Vaffanculo. Io provo di qua. Non so cosa faccio. Ok, dividiamoci. Io vado in città. Bene. E io dalla parte opposta. Chi è con me? Forse dividersi non è una buona idea, Taylor. Io non intendo andare laggiù. Andrò con John. Io sto con gli ippopotami. In che vado? Vengo con te, lei. Ha ragione lui. La città è vicina. Andiamo tutti insieme. Taci, nonna, non intrometterti. Ok, un attimo. Possiamo calmarci e pensare a quale insieme sia l'opzione migliore? Mi unisco a Taylor. È pericoloso lasciarti andare in giro sola. Se questa dannata nebbia si dirada e trovate aiuto,
Mandatelo in città a recuperarci. Contaci. Addio. Ora ci divide. Mi sa di sì. La domanda gioca. Capito, ma bisogna capire, no? Ma io con quella sono. Tu credi alla storia di Angela? Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. C'è qualcuno qua, te lo dico. Uffa, cos'è? Cos'è quel pulsante di... Niente, tranquilla. Oh, merda. Oh, quel pulsante lì che cazzo era, boh? Quella cosa a sinistra, dici? Il pulsante... No. Non vedo un cazzo qua, ma che è? Non so. Diego, che pulsante di cos'era? Il pulsante dell'ominio lì? Non lo so. L1 forse. No, ma vado avanti e mi porta indietro la nebbia un'altra volta, ma che cazzo è? Perché avranno chiuso la scuola? No, lascia perdere. Anche se riuscissi a scavalcare, non ti seguirei. Mai amato la scuola. Andiamo via. Di qui non si passa. Forse ho commesso un errore. Non importa. Abbiamo scelto noi di venire. Ci sarà un modo. Cos'è? È il pulsante dell'omino? Cosa devo premere? Scusa. Cazzo. Sole, luna. Boom. Oh mio Dio. Questa vecchia me non me la racconta tanto giusto. C'è qualcosa che non va qua, eh. Ho visto di nuovo quel mostro, te lo dico. Cazzo di... Quello che era uscito dalla... dall'acqua. Gollum? Che cazzo è sta roba? Mamma... Sei qua da me, che cazzo dici? Ho visto qualcosa, Gollum... Ehi,
Va tutto bene? Esci immediatamente da lì. È la stessa bambina che hanno visto Angela e Andrew. Non ne ho idea. Se fossi in te non lo farei. Che diavolo succede? Ditemi che non è vero. Siete più cauti, non deve trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Vieni fuori, Mary. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No! Lasciala andare, subito! Che sortilegio è questo? Il gelo pervade il mio corpo. Non ho fatto nulla. I malefici sono opera di Emma. È lei in combutta con il demonio. Io l'ho vista nel bosco insieme ai suoi famigli. Sono innocente. Giungerò alla verità a qualunque costo. Tu adesso vieni con me. Vi ringrazio di cuore. Basta, fa silenzio. Si può sapere che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Io non capisco. È meglio non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Sono di una. Vabbè, dai, cioè... Mi ha detto che hai trovato qualcosa, eh? Qua c'è un libro intero, cazzo. Figa. Oh, oh. Fortuna sei qui. Noi ci salveremo, ok? Ci sarà qualcuno. Potrebbero aiutarci. Da quella parte. Ti aiuto. No, ho sbagliato. Merda! Mi dispiace. Fanculo. Non credo che ci porterà fuori dalla città. Niente strade. Andrà da qualche parte. Non so cosa pensare. C'è a malapena un sentiero. Che c-
Doveva essere un supermercato. La protesta non ha avuto successo. Che cazzo? Dove cazzo sei? Ah, io sono altra parte completamente. Ma che cazzo è sta roba? Ehi, qui c'è qualcosa. C'è bisogno di San Giovino con c'è un cazzo. Possiamo trovare un'altra via. Che cosa fai? Aiutami a spingere. Sul serio? Non c'è altro modo. Se non ho altra scelta. Che? Dici che... E ora? Dammi una spinta. Voglio arrivare alle scale. Sei sicuro? Vorresti entrare? Beh, hai una proposta migliore? Che cazzo fa? Sicuro? Per esempio, stare lontano dagli edifici vecchi e bui dopo quello che è successo. Cercherò di fare in fretta. Se vedi qualcosa di strano, fa un urlo. Ritornerò. Ok, va bene. Torno subito, promesso. Il telefono. E perché? La torcia. Dentro è buio. Fa presto, però. Lanciamelo. Ma tu dove sei? Sono dentro. Com'è? Sicuro? Sfuggi. Mi sembra. Ho 60 frame qua dentro, però...
mi dicono niente queste cose. E là? C'è nessuno? Ehi? Chi c'è? Non si faccia! Questa finestra è sprangata! Mi hai fatto spaventare! Scusa, non ti volevo spaventare. Questo posto mette i brividi. È pieno zeppo di vecchio cerpame. Vai all'ingresso, io ti aspetto lì. Certo. Un attimo, arrivo subito. Non mi deludere. È deluso. Ehi, ho capito, sto arrivando. Che ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non riesco a capire. Non mi so dare una ragione. Capito, Desh. Non ho capito un cazzo. Minchia, cosa faccio qua? Sei al corrente delle accuse a mia moglie? Non aprite la porta! Non permettere loro che mi portino via! Sono venuto ad arrestare tua moglie. Ho qui un regolare mandato. Mia moglie è una donna innocente. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Me. A condannarla è soltanto la parola di una bambina.
Consegnati spontaneamente allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Non aver timore. Vedrò di risolvere questo impiccio. Forse ho sbagliato scelta, però vabbè. Dove eri finito? Sembri agitato, cos'hai? Hai avuto un'altra visione? Ti sembrerà incredibile, ma ho visto due identici, al professore e ad Angela. Pensavo che Angela esagerasse con quella storia della sosia, ma forse no. Beh, la seconda Angela è in prigione. Era stata accusata di stregoneria. La bambina inquietante ha fatto il nome di Amy al sacerdote. È per questo che l'hanno arrestata. Quella donna, Amy, è finita in un bel guaio, quindi... È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. Ehi, che cos'è? Questo deve essere l'unico commissariato. Se il prof è venuto in città, può essere lì dentro. Oh. Vediamo se sono dentro. Sì, perché no? L'unione fa la forza, giusto? Io vado, te lo dico. Ma che cazzo succede? Prima guardi qualcosa, ehi, succede qualcosa. Professore! Siete lì! Non puoi esplorare tanto il gioco, a parte una cosa già succede un'altra, cioè. Oh, rispondimi, Sei tu, forse. Ehi, Taylor! Siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Dai, devo esplorare, no, ma che cazzo! Sarà chiusa a chiave! Apri, no, cazzo. Proviamo fai a forzare insieme la maniglia! 3, 2, 1... Proviamoci di nuovo! Cazzo, usate fai, tutta la forza che avete! Uffa, sempre un tubo quadrato! Sei soltanto d'intralcio. Ti faccio vedere io. Scansati. Ma devi prendere sempre. Che cazzo fai? Finalmente. La coordinazione non è esattamente il nostro forte, vero? Ehi, avete trovato qualcosa? No, niente in particolare. Tranne questo. Non è male. Ah. Non ci credo. Cosa ha trovato? È lo stesso portachiavi che ho visto in sogno. Beh, molto strano. È più che strano. Questo è un segno. Solo che non so di cosa. Ma tu hai esplorato in giro, cioè, che non siate riusciti a diventare forte, vai in figa, beh. Sei in un commissariato da 5 minuti e ti senti già un detective. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna e che cosa intendono farle. È una buona idea, ma come possiamo fare per scoprirlo? Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Ma al diavolo. Perché sei tutto sporco? Che cazzo con me?
Forse qualcosa mi lega a quella donna. Se morisse, che sarebbe di me? Non ho capito che cosa sta succedendo, però so che quella donna non sei tu. Capito? Piove. Che piove? Piove, cambia sempre personaggi, è pazzesco. Oh, ma la nebbia si sta infittendo. C'è qualcosa di qua forse, perché... Ma chi è quello? Non ho capito. Qua se me ne almeno. Tutta la produttore 2. Se beh, devi girarlo. Beh, grazie. Visto? Certo, dai, andiamo. Andiamo di te. Questa casa qua. Casa diroccata. Io non so dove andare. Porcellina, porcellina. C'è qualcosa qui, eh? Oh. Dove? C'è scritto? Ma non c'è niente. Questo? E che c'è? Boh. Una statua rotta, cosa cazzo è? C'è un... Cos'è il ponte quello? Che... Forse è stata la nebbia. Sì, che siamo quasi alla fine. Perché non uscissimo vivi da qui. Buona. Noi siamo a metà ancora. Cioè non so. Non si vede un cazzo. Santo cielo! Che orba, non vedete che c'è il buco, dai. Braccatrame, non voglio finirci dentro. Petrolio. C'è quello lì, dentro l'acqua c'è quello, dentro la corda. Tollo, come fai a saperlo? Non l'abbiamo visto prima, non l'hai visto. Io però. Ok. Non si sa mai. Va prima? Oh, professore, dici sempre che qui comandi tu, quindi... Ok, ma certo. Easy. Non sarà pericoloso?
faccia c'è? Oh? Tranquilla, io e il prof ti porteremo di là sana e salva. Nessuno può sapere se questo ponte reggerà. Non raccontiamoci balle, per cortesia. Va bene, quindi dovremmo restare qui ad aspettare? Posso andare uno alle volte? Ma che cazzo fa? Fatte andare tutte assieme, non ho capito. Ma che cosa succede? Che cosa siamo divisi? Come facciamo? Esatto, non posso dividersi. C'è un parvo, Ma. L'anno del Signore 1692. Siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Amy è colpevole di connivenza con il demonio e sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Preghiamo in silenzio per la sua anima. Preghiamo. Non ho peccato! Non sono una strega! Non merito di morire! Vi imploro! Si può sapere che sei? E come fai a essere identica ad Angela? Non conosco alcuna Angela! Sono l'umile consorte di un brav'uomo, un colono! Non ho mai peccato! Il diavolo è nel vento. Corre dalla sua adepta. Vuole che si sciolgano le catene. Isaac, devi procedere senza alcun indugio. Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Voi non potete farlo! Isaac, sono innocente! Della corte. Aiuto! Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga! L'Italope è già perduta, corrotta dal male! Ma vi sbagliate non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno! Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano! Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza! A Little Hope si è occultato dietro al velo dell'innocenza! Nei panni di una bambina, la mia accusatrice! Finché Mary avrà fiato in corpo per Little Hope, non ci sarà alcuna salvezza! Lì si nasconde il male, reverendo! Dovete scrutare in mezzo a voi! Isaac. Sì. Cosa hai visto? Dimmelo. Parole. Non so come spiegare quello che ho visto. La tua sosia è stata gettata nel fiume in catene. È affogata. Ho diretto. Ma allora lei dice, ci potrebbe... È Gollum. Potrebbe essere quella, È Gollum. È stata annegata e allora lì. È risorta. Cazzo che lei. Dice lei. Ah, ma quelli sono ancora lì. Io sono Hexagon. Che... Ok, cazzo andrò dice. Per primo.
Ma deve morire, capito? Sono su Hexagon, eh. Va bene, voi due potete scendere. Perché qua ci muoio, te lo dico. Merda. Schifo. Merda. Ehi, ehi, dammi una mano. Resisti, forza. Oh, salvami, che cazzo fai? Dovevo prenderti, John. Resisti. Allungati, afferra la mano. Grazie. Fai un salto e aggrappati a me. Mi t'avevo salvato prima, grazie. Ma me... Ok, mi fido. Ma che c***o così? Devo fare, oh! Riprova che ce la facciamo! Cos'è quel simbolo là? Non lo so! Il simbolo è quando hai fatto una scelta che... Aiuto John, compromette la storia, mi sa. Tipo la farfalla di Until Dawn, ricordo. Oh merda, oh! Se qua sbaglio addio, eh! Perché compaiono quei simboli? Dai, 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 dai! Io ce la fa. Angela! Su, aiutiamo Angela! Ehi! Hey, aiutate Angela! Presto! Ma io non ero l'altro comunque, cioè. Ma quella incatenata è quella, eh. Ok, finito. C'era bisogno. Che vuoi che faccio? Scusa, trovo neanche in piedi. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. Ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. L'avevo salvata. Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. È magnifico. Noto che sono ancora tutti vivi. Cosa che non era per niente scontata. Ora che la posta in gioco si è notevolmente alzata, possedere un'arma potrebbe rivelarsi molto utile. O mi sbaglio? Molti segreti non sono stati scoperti, sembra. Pistola non c'è. Ormai è tardi. Io l'ho visto il video con la pistola. I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Hai visto? Quella corretta è l'ipotesi di Daniel. Quella del gatto che tu non hai visto. Secondo cui sono morti. Il mio sogno si prolungò oltre la vita. Oh, allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. La situazione si sta rivelando sempre più confusa. Con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. Uno solo. Sì o no? Tutto sì, d'accordo. Faremo di nuovo appello al bardo per uno dei suoi criptici suggerimenti.
Lo conobbi una volta? Sì. Ho conosciuto tutti. Atto quinto, scena prima, dove Cleomene supplica Leonte di perdonare se stesso per aver causato la morte di Ermione. Or fate come fa il cielo, dimenticate il male e con questo perdonate a voi stesso. Non capito un cazzo. Ma procediamo. Per quanto la paura possa serpeggiare, è il momento di agire. Ma tu l'hai capito il... Ah. Io non l'ho capito. Infatti figurati a Dio.